su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. E allora, come ogni martedì, torniamo a parlare insieme alla nostra dottoressa Silvia Di Tiglio della ricetta della settimana. Buongiorno Silvia. Buongiorno Luca. Ah Silvia, allora che bello risentirti. Abbiamo fatto una settimana di pausa, una settimana sabbatica, ma torniamo più forti di prima. Io mi hai mandato il nome della ricetta così in privato, e allora voglio dirlo io, perché oggi parliamo di un qualcosa di particolare, non di qualcosa di scontato, ma anche se di scontato non abbiamo mai detto assolutamente nulla. La ricetta di oggi è un curry di lenticchie al cocco. E allora Silvia, di che cosa si tratta? Esatto, allora, una ricetta che sembrerebbe molto particolare, in realtà è molto molto semplice. È un piatto unico, molto pratico da preparare, e soprattutto si tratta di un modo diverso per mangiare legumi. Io ovviamente ho utilizzato le lenticchie, ma potete sostituirle con qualsiasi altro tipo di legume. Ho aggiunto il curry, che è un mix di spezie da sempre utilizzate nella cucina medio orientale, che ha delle proprietà antinfiammatorie, e come tutte le spezie è molto utile per insaporire le pietanze, riducendo poi l'apporto di sale. Allora, per questa ricetta dobbiamo scaldare un filo d'olio con una cipolla tagliata finemente, facendo soffriggere leggermente. Aggiungiamo 2 cucchiaini di curry e lasciamo andare per un minuto. Aggiungiamo poi 3 carote tagliate a cubetti, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 pezzo di zenzero fresco grattugiato, 300 g di lenticchie già cotte e 1 lattina di latte di cocco. Aggiustiamo di sale, lasciamo cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti e una volta cotto serviamo con del riso basmati, meglio se cucinato per assorbimento. Beh, semplicissimo veramente, Silvia. Sì, ho utilizzato dei legumi già cotti, che sono altrettanto pratici e veloci, appunto quando non si ha tanto tempo per metterli poi in ammollo, cucinarli tante ore, quindi sono l'alternativa pratica a chi, come me, alle volte ha poco tempo da dedicare in cucina, ma per evitare poi di rinunciare ad assumere legumi, che sono ovviamente un alimento fondamentale, che va assolutamente sì inserito in una corretta alimentazione. Assolutamente sì, proprio al giorno d'oggi che siamo tutti quanti un pochettino di fretta, più la ricetta può essere sbrigativa ma allo stesso tempo sana, buona, golosa e genuina, e meglio è. E ovviamente grazie alle tue ricette in tanti hai salvato tante vite, ecco, viene da dire questo. Allora, fantastico. Senti Silvia, hai parlato di le lenticchie sono un legume, fin qua diciamo c'eravamo quasi tutti, ecco. La domanda che ti voglio fare è, ma questi legumi, no? Cioè, di cosa si tratta? Sono delle proteine? Allora, certo, i legumi sono un'ottima fonte di proteine vegetali, si tratta però di proteine di qualità inferiore rispetto a quelle animali, perché non contengono, o li contengono in misura molto ridotta, tutti e 8 gli aminoacidi essenziali di cui il nostro organismo ha bisogno e che può procurarsi solo attraverso l'alimentazione, per questo si chiamano essenziali. Tuttavia l'abbinamento però con altri alimenti come cereali permette di colmare queste carenze, rendendo poi i legumi una fonte proteica di valore assimilabile a quello della carne o comunque di altri alimenti di origine animale. Particolarmente apprezzati questi abbinamenti da chi segue una dieta vegetariana, perché intanto i legumi sono ricchi di ferro, però c'è da dire che il ferro dei legumi è un ferro noneme, si chiama, cioè meno biodisponibile rispetto a quello proveniente da cibi di origine animale, che si chiama ferro eme. Per questo motivo associare ai legumi cibi ricchi di vitamina C è una buona strategia per rendere il ferro noneme più biodisponibile per il nostro organismo, perché questa vitamina, cioè la vitamina C, ne favorisce l'assorbimento. Io ad esempio consiglio sempre, soprattutto ai vegetariani, quando non so, facciamo una ricetta tipo quella di oggi che prevede i legumi che sono molto ricchi di ferro, per potenziare appunto l'assorbimento di questo ferro, che appunto non è così biodisponibile come quello della carne, durante il pasto è buona cosa bere ad esempio un bicchiere di acqua e limone, perché la vitamina C potenzia l'assorbimento di questo ferro, per cui è un ottimo stratagemma anche per chi vuole assorbire meglio il ferro, a carenze di ferro, ferritina in generale, durante il ciclo mestruale per le donne. È un ottimo stratagemma per assorbire meglio il ferro vegetale, vegetali. Questa è una grande cosa, sì. Cara Silvia. Allora, un'altra cosa che ti voglio chiedere. Allora, in tanti dicono che, insomma, creano dei disturbi intestinali, possono creare dei disturbi intestinali i legumi in generale. Ecco, come possiamo renderli più digeribili allora? Assolutamente, soprattutto in persone che magari soffrono di colon irritabile, che si ritrovano poi a scartare sempre dalla propria alimentazione i legumi, che in realtà
possono essere inseriti con degli accorgimenti. Intanto potremmo utilizzare tranquillamente i legumi decorticati, ovvero quelli che sono privati della buccia, oppure il legume intero, basta passarlo al passaverdure per trattenere parte delle bucce, che è una soluzione per migliorare la digeribilità e ridurre poi il rischio di episodi di gonfiore e meteorismo. Inoltre è buona cosa anche aggiungere alcune erbe aromatiche durante la cottura, perché rende i legumi più digeribili, tra cui l'alloro, la salvia, i semi di finocchio o un pezzo di alga kombu, che sono accomunati da proprietà digestive antigonfiore. Per cui anche questi piccoli stratagemmi sono utili per digerire meglio i legumi. Diciamo, la soluzione migliore per chi è particolarmente sensibile è utilizzare quelli decorticati, ma se li passiamo al passaverdura e utilizziamo questi piccoli, queste erbe aromatiche, aiutano molto a lenire appunto il problema di gonfiore e meteorismo. Hai parlato inoltre, per chiudere, cara Silvia, di un metodo di cottura, se non sbaglio, credo sia un metodo di cottura, poi correggimi se sbaglio, che è quello per assorbimento. Sì. Allora, io mi sono detto, vabbè, sarà il solito, come quando si risotta, come quando uno fa il risotto, no? Che mette un po' alla volta l'acqua, il brodo, e poi viene, insomma, assorbito dal riso. Il momento in cui viene assorbito se ne mette altro. Invece mi pare di capire che non è così. Esatto, non è proprio così, perché la cottura del riso per assorbimento è una tecnica di cottura che prevede l'utilizzo di una quantità specifica di acqua per cuocere il riso, in modo che questo assorba completamente il liquido durante la cottura. Viene utilizzata questa tecnica principalmente per il riso bianco e il basmati, e per prepararlo è necessario sciacquarlo accuratamente sotto l'acqua fredda per rimuovere eventuali impurità e l'amido in eccesso, e poi bisognerà metterlo in una pentola con una proporzione di 2 tazze di liquido e 1 tazza di riso. Quindi le proporzioni ottimali sono appunto 2 parti di acqua e 1 parte di cereale. Dopodiché bisognerà portare tutto a ebollizione, abbassare la fiamma e coprire la pentola con un coperchio per mantenere il vapore all'interno e impedire che il riso si secchi troppo durante la cottura. La durata della cottura ovviamente dipende dal tipo di riso, ma di solito più o meno richiede dai 15 ai 18 minuti senza mai girarlo. In questo modo il riso non scuocerà e risulterà super profumato, mantenendo intatte le sue proprietà. Oh, vedi, e questa è un'altra cosa molto interessante. Io che pensavo, perché per fare un qualcosa di fatto bene andava per forza fatto, cioè andava per forza risottato, invece poi tu mi stai dicendo che non è così fondamentalmente. Sì, allora per il risotto ovviamente la tecnica di cui parlavi è la migliore, perché comunque crea l'onda, il riso rilascia l'amido pian piano, quindi verrà un risotto più cremoso. Però per quanto riguarda ad esempio il riso basmati, che va mangiato così bianco asciutto, per evitare che poi diventi molto colloso o si vada a sfaldare troppo, Questa modalità di cottura aiuta a mantenere il chicco integro e soprattutto lasciandolo al dente senza che rilasci l'amido e lo renda poi colloso. Bene, bene, grazie per averci illustrato anche questa tecnica, sicuramente molto importante. Allora Silvia, prima di salutarci, come al solito ti lascio ricordare i tuoi canali social e il tuo sito. Certo, allora troverete la ricetta della settimana e tante altre sui miei canali social, che sono Instagram e Facebook come dietista Silvia Di Piglio, oppure potete approfondire meglio per anche altri temi sul mio sito, che è www.dietistasilviadipiglio.it, per vedere tante tante notizie e aggiornamenti. Grazie mille Silvia, grazie per esserci stata anche su questa settimana. Mi raccomando, replicate la ricetta della dottoressa Silvia Di Tiglio, che settimana prossima ne arriva un'altra, quindi non perdete assolutamente tempo. Ciao Silvia. Ciao, buona giornata. Su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.